In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Credo 42 su l'agenzia ha tentato di sviluppare è di dimostrare la possibilità di mantenere aperto, per dire, questo il concetto di opera e di considerarlo appunto come una energia, per così dire, come un flusso di senso, un flusso di significato che scorre fra i soggetti, che scorre fra soggetti e oggetti, cioè che scorre piuttosto in un fra, piuttosto che in una entità individualmente Che riconoscibile. meraviglia! Bellissimo, meraviglioso, un trattato veramente di psicologia, anche perché da Duchamp in poi parlare di opera come Sì, oggetto, insomma. diciamo, io lavoro all'interfaccia tra la fisica e la matematica su questi temi di teoria Questo è un delle campo reti, molto dove la teoria non è sviluppata e, per esempio, non sappiamo come comprendere come funziona il cervello. Ci sono molti e dati, quindi quindi sempre di più dati, ma non c'è una teoria prestabilita. Quindi certo uno deve combinare in maniera scientifica e e rigorosa, ma allo anche stesso tempo creativa. l'apertura a un ignoto, cioè a qualcosa che è al di là di questo confine, di questa membrana. E questa è appunto un po' questo territorio dell'invenzione, della creazione, della ricerca, che mette secondo me, di nuovo in vibrazione il rapporto fra l'interno e l'esterno, dilettante come peraltro su tutto. Sono molto affascinato alla complessità, diciamo, è Questo incontro è uno degli elementi. potentissimo. Mi piace che hai messo in rilievo la coincidenza tra soggetto e oggetto dello studio. Molto, molto chiara questa E la capacità definizione. di elaborare concetti e idee nuove fuori dagli schemi prestabiliti, che possano fornire risposte importanti per altre persone. Quindi una delle cose più preziose a cui posso pensare è la possibilità di poter lavorare in università e condurre ricerca fondamentale, quindi ricerca che non è direzionata da altri. Per quanto, diciamo, la comunità scientifica nel suo complesso agisce come l'ambiente dove questa libertà si svolge. Quindi chiaramente questa libertà acquista più significato se c'è una comunità scientifica a cui fare Spesso l'artista riferimento è e non. lo zero di senso condiviso ed è del tutto inutile, diciamo, sociale. Altre volte, magari il tempo lungo che va spesso oltre la tua vita, contribuisce a questa apertura dei paradigmi conoscitivi, ideativi e comportamentali. Questa cosa, detta in una parola, è mantenimento della libertà. In Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.